Buongiorno a tutti gli amici investitori. Dopo la seduta semifestiva di ieri, il FTSE MIB riparte all'attacco. Guarderemo la situazione grafica in questa puntata di Trading Floor, in cui assisteremo anche all'analisi tecnica di Mediaset e Leonardo. Il FTSE MIB riparte nella sua missione di sfondamento della resistenza in area 24.000 punti, iniziando la seduta con un moderato rialzo a ridosso di 23.900. La valenza tecnica della resistenza è dimostrata dalla lotta che si protrae da giorni tra l'indice in trend rialzista di breve periodo da alcune settimane e l'ostacolo tecnico ben visibile sui grafici daily. In ogni caso il FTSE MIB può contare su due alleati, i supporti 23.600 e 23.400, la cui tenuta permette una fase di riaccumulazione di forza. Certo che se dovessero rompersi questi livelli, la fase diventerebbe una fase di distribuzione e quindi il trend rialzista di breve periodo potrebbe essere invertito. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Apertura positiva per Mediaset, che dopo lo scivolone solo a livello intraday della seduta precedente, ora si appresta ad impostare un nuovo attacco alla resistenza 3.32. Questo è un livello intermedio sulla strada che porta a 3.40-3.41, dove si verificherà l'effettivo stato di salute tecnica del titolo. Oltre a questo livello, infatti, si apre spazio per 3.60 come obiettivo della fase laterale che sta caratterizzando le quotazioni da alcune settimane. Una serie di supporti difendono il titolo, posizionate a 3.10, 3 fino a 2.80. In caso di discesa verso questi livelli non si avrebbero ancora implicazioni ribassiste di fondo, solo sotto 2.80 potrebbero aprirsi degli scenari negativi. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Avvio poco mosso per Leonardo, che si assesta a 9.67 euro. La resistenza intorno ai 10 euro con livello superiore 10.04 si è confermata l'ultima settimana un ostacolo molto arduo. Il titolo ha quindi bisogno di riprendere fiato e per questo si appoggerà sul supporto 9.40 che sta già usando come base di riaccumulazione. Nell'immediato, sopra 9.80, si avrà il segnale di un nuovo tentativo di attacco alla resistenza in area 10 euro. Se vinto, si aprirebbe spazio ampio con obiettivo verso 11 euro, passando dal livello intermedio a 10.50. Sotto 9.40, addio alle velleità rialziste per una discesa che potrebbe spingersi fino a area 9 euro, importante livello per evitare ulteriori implicazioni ribassiste. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.